Teleradio Buon Consiglio. La TV dell'Immacolata. Quale miglior modo per poter cominciare con questa bellissima musica folcloristica? Buonasera, benvenuti e bentornati. Per alzata di mano, chi c'era ieri con la serata danzante? Anche lei, signore, è venuto? Dopo la ringrazio. Per alzata di mano, chi c'era ieri? Il signore laggiù c'era? Qualche altro ha il coraggio di alzare la mano? Perché io so che questa tradizione, siamo alla 28ª edizione della festa dell'organetto, è sentitissima da queste parti, per cui le persone 11, 12 e 13 agosto veramente sono ed accorrono numerosi a questa bellissima occasione di potersi divertire insieme. Siete ancora lontani, c'è tantissima gente al di là delle telecamere, quindi ringraziamo con un saluto, ma poi avrò modo, salve, di potervi nominare, ringraziare e ringraziare anche la rete wifi Alpaki che ci sta facendo vedere. Diremo alle persone presenti come fare sì che le persone che sono a casa e sono lontane possano vedersi, anzi ve lo dico subito, perché con il cellulare voi potete chiamare a casa, potete chiamare le persone che magari sono in Italia e non solo, in America, dove volete, avete parenti fuori? Basta che si collegano su www.festadellorganetto.it, c'è un'icona dove c'è scritto streaming, diretta streaming, andandoci a cliccare hanno la possibilità di poter vedere questa bellissima festa, quindi anche stando da casa o stando purtroppo lontani avete la possibilità di far vedere che cosa si fa qui a Piano della Croce. Fate un applauso, visto che qui per la 28ª edizione, non solo per questa, veramente si attrezzano ogni anno. Pensate che quest'anno avete trovato un pochettino le cose diverse, giusto signori? Prima, l'anno scorso, non avevate possibilità di vederci da questa parte perché il palco era laggiù, e anzi facciamo un applauso all'Ordine dei Francescani perché ci ha dato la possibilità di poter montare gli stand e la cucina proprio davanti al loro convento. Veramente un caloroso applauso e un forte grazie. Perché questo? Perché sono cambiate un po' le leggi, però all'organizzazione non è costato niente mettersi un attimo a studiare come fare sì che si creassero tutte le possibilità, le cosiddette vie di fuga, le avete lette, ogni tanto si leggono ormai in tutte le festività che ci sono, e quindi per la 28ª volta, puntuali come sempre, qui c'è la festa dell'organetto. Dobbiamo farlo anche un doveroso applauso, ma vi chiederò di farlo anche più tardi perché ci sono tante persone, ripeto, che stanno mangiando, altre persone che stanno visitando gli stand qui dietro il palcoscenico, che salgono fin lassù. L'anno scorso si vedeva tutta la festa, oggi siamo un po' dislocati, ma noi va bene lo stesso. Quello che noi dobbiamo fare qui è innanzitutto, lo voglio sentire prima, ma veramente non fatelo più in playback questo applauso, un caloroso applauso. Io vi guardo, muovete le manine forte. Questo applauso va a tutte le persone e a tutti gli sponsor che fanno sì che questa festa ci sia, e questa volta è la 28ª volta. Ho detto il primo giorno che abbiamo presentato la prima serata della festa dell'organetto, quindi dove si esibivano i nostri partecipanti, faceva un freddo, ragazzi, veramente ci siamo uniti in preghiera, abbiamo detto va bene il fresco che sia tornato, ma non troppo, non esagerare sempre, qua ho il bianco e il nero, ma un po' di grigio, questa sera è un bel grigio, va bene, è un freschetto ristorante, dico io, si sta veramente bene. Quindi ringraziamo la temperatura, non abbiate paura, per chi ha un po' più di freddo vi consiglio di ballare dal primo partecipante perché avremo tantissima musica bellissima da ballare, questo folklore, questa nostra tradizione, questa nostra origine, quando un tempo si ballava e faceva freddo, dopo una giornata di lavoro si riunivano e si innamoravano con la musica e con chi suonava l'organetto. È proprio di questo che si parla, cari signori, l'organetto, questo strumento. Io dico, è il pianoforte della musica popolare, infatti tutto ruota attorno all'organetto, sono i musicisti che devono seguire l'organetto. A proposito di musicisti, dietro le mie spalle, spero di non impallarli, ma mi metto un po' di lato,
Facciamo un applauso alle persone che sono qui, montano, smontano dal primo pomeriggio fino a sera tarda, accompagnano tutti i nostri partecipanti alla festa dell'organetto. Ringraziamo la Chiave Folk. Tonino sempre pronto col suo sacchetto meraviglioso. Bene, abbiamo tempo di ringraziare, avremo tempo di dire tante cose, ma voglio subito cominciare a farvi riscaldare ballando, e dobbiamo farlo con un grosso applauso al primo partecipante, nonché per me un onore ed è un'icona della festa dell'organetto. È grazie a lui che si apre la seconda serata della festa dell'organetto, e lui è Carmine Pugliese. Vieni Carmine! Guardate quanto è carino, quanto è piccolino. Senza di lui non si può cominciare. La seconda serata Carmine deve esserci. Come stai Carmine? Benissimo. Senti, tu dall'anno scorso ad oggi non sei cambiato per niente. Che cosa mangi? Tutto. Tutto quello. Tutto. Oh, ma hai fatto l'esame del sangue, colesterolo? Sì, sto bene. Allora facciamo un applauso alla salute di Carmine, che non ti dirò mai per 100 anni, non esiste. Carmine, che cosa ci vai a suonare? Una bella sonata per i vecchietti. Per i vecchietti, cioè quelli un per po' più grandi. Per i vecchietti, per ringiovanire i vecchietti che ballano un po'. Questo è un messaggio importante. Praticamente Carmine sta dicendo che vi dovete svegliare. Persone che avete un'età più adulta, non siete vecchietti, assolutamente. Tu non sei vecchio, sei una persona di grande esperienza. Va bene, sì, sì. Allora invitiamo tutte le persone di grande esperienza di abbracciare il sorriso dell'adolescenza e di portare in pista il loro folklore e la propria dama. Se non ce l'avete la dama, questa sera ve la trovate. Grazie. Il primo ballo è un... una polca. Polca, ci vediamo tra poco. Carmine, io l'altra volta ti ho chiesto, l'anno scorso, che hai cominciato a suonare l'organetto a 8 anni. Sì, sì. Ricordo bene? Sì. Ma tu ti sei visto nella registrazione?
Allora, l'anno scorso, come quest'anno, siamo ripresi, facciamo un applauso a Teleradio Buon Consiglio e soprattutto ringraziamo la rete Wi-Fi Alpachi, che è un ramo aziendale di Rete 101. Per cui facciamo un grande applauso, perché è grazie a loro che noi siamo visti anche altrove, veramente. Stiamo utilizzando un gran... Ragazzi, non cominciamo bene. L'applauso, quando lo chiamo, lo voglio sentire. Perché sennò Carmine non suona. Facciamo un applauso? Ah, ma io non ho capito perché sembra una vergogna fare l'applauso. L'applauso è una forma per dire come sei, tu che parli, tu che suoni, voi che avete organizzato qualcosa, voi la fate, e grazie a voi noi siamo scesi da casa e siamo venuti qua. Per noi avere un applauso è una forma di riscaldamento, e a noi occorre. Se io dico un applauso e sono Giuseppe, Maria e Saverio e tutti gli altri stanno così, io mi chiedo sempre, ma perché? L'applauso non costa niente, è come il sorriso, a noi regala emozione e voi vi riscaldate, oltre che mi fate capire, date un cenno che state ascoltando tutte le cose che dico. Dovete partecipare un pochettino, Carmine, io ti prendo un po' di scena, perché ho visto che grazie alla tua musica si sono raccolte più persone, per cui è l'ora di ringraziare con un fragoroso applauso l'associazione Organetto 2000 Onlus, che sono 28 anni che fa sì che qui a Piano della Croce a Frigento ci sia buona musica, ci sia l'intreccio di persone, folklore, organetto, musica e sapori buoni. Ringraziamo quindi con un grosso applauso. Ah, con le nacchere il signore, vedi, è venuto munito. Non ti preoccupare, io ti dirò che quando devi suonare. Ringraziamo anche le persone della cucina, avete assaggiato, questa sera ci sono i fusilli, la pasta all'organetto, il maiale allo spiedo, gli arrosticini, e ci sono i panini con wurstel, il salsicce, tante cose da bere, il vino locale, la birra, la Coca-Cola, la spina, per cui chi non è sceso cenato va a cenare, chi invece ha sentito che qualcosa può essere entusiasmante va in cucina e ordina qualche cosa. Ci sono anche delle comode panche per poter mangiare qualcosina e poi venite a smaltire grazie alla musica dei nostri partecipanti. Questa sera a mezzanotte, tra l'altro, ci sarà l'estrazione di tantissimi premi, me li ricordo, Nicola. Ah, lui è il presidente dell'associazione e ho chiesto ieri a Nicola Perrotti, applauso, ci vorrebbe un gobbetto qua che dice applauso. Allora, mo mi scelgo una signora del pubblico, signora che stai facendo la ripresa, eri quella che quando batteva le mani tutti cominciavano, quindi passa sta telecamera e fai fare tu l'applauso, li guardi, dici, è il momento di applaudire. Lui è Nicola Perrotti, presidente dell'associazione Organetto 2000 Onlus. Sono 28 anni che grazie alla collaborazione di tutti i suoi amici che fanno parte dell'associazione e non solo, rende sì che questa sera a Piano della Croce ci sia festa ogni anno. Per cui noi dobbiamo ringraziarlo, ha fatto i capelli bianchi. Vieni Nicola. Però lui ce li ha ancora i capelli. Bianchi e pochi. No, ci stanno Nico, ci stanno, e sei bellissimo, hai un cuore meraviglioso, questo basta e avanza. La beltà è tutta dentro, quello che resta fuori non fa niente, pur se scompare rimane quello che siamo. Caro Carmine, ti ridò l'organetto alle tue mani e ci vai a suonare cosa per far ballare queste bellissime coppie? Darello, non sa il Darello, più o meno, è andato con una fischiettata da bambini. Pensate che Carmine non è che legge la musica, questo è, poi vi farò vedere l'esempio quando vedrete anche altri ragazzi che sono di più tenera età, è proprio il passaggio del testimone da chi ripeteva le tradizioni in una casa quando faceva freddo, quando il riscaldamento era un focolare con la legna che si tagliava nella propria terra, per chi aveva la fortuna di tagliare la legna nella propria terra, però ci si aiutava, si andava a giornata da uno e l'altro di un te che ti dava i soldini, ti dava la legna, ti dava l'olio, ti dava la farina, e con quello si andava avanti. C'era veramente uno spettacolo di umanità. Sarebbe bello respirare con i nostri moderni mezzi l'aria e l'energia che c'era tra le persone una volta. E lui è l'esempio, perché lui, ho chiesto l'anno scorso, sai suonare perché leggi la musica? E lui mi ha risposto, no, io suono orecchio. A orecchio. E dall'orecchio, per non perdere le tradizioni, ovviamente è stato creato un metodo didattico musicale dove poi i giovani, vedrete, ripetono le stesse cose, ma sanno anche leggere. Grande, grande applauso a Carmine Pugliese.
forza coppia in pista. Carmine, è veramente un piacere poterti sentire. No, già fai tre suonate, però. Ne vuoi fare tre? Già l'ho detto. Ah, già le... Allora, lui la comanda ed io sto ad ascoltare. E il prossimo brano che ci vai a presentare? La serenata per tutti quanti, anche per lei. Ma poi una serenata me la inviti a ballare? Ecco. Mi sapresti portare in pista? Sì, sì. Sai una cosa, io ho talmente tanto passato tempo sul palcoscenico che il tempo in pista non l'ho passato mai e né tantomeno ho avuto la fortuna. Allora, quando io parlo e il microfono è qua, le persone mi ascoltano. Se tu parli senza microfono non hanno la fortuna di poter sentire cosa dici. Se viene a ballare come dopo ci facciamo una ballata con lì. Allora, io dopo cambio le scarpe perché non so ballare purtroppo con i tacchi, ma ce le ho le scarpe. Scendo giù con te e mi faccio una ballata. Gradirei una polca, quindi appena c'è una polca ci andiamo a fare una polca, perché è quella più difficile. Può darsi che dopo la presentatrice non c'è più che è bella tosta. Allora Carmine, il prossimo brano che fai ballare? La serenata per tutti. Ah già, me la, vedi sto diventando grande anch'io, non è... Non è stata l'emozione che ti ha invitato a ballare, perciò. Non ho capito. Anche per l'uccello era da sto bosco. Io non ho capito che vuole dire, Carmine, aspetta, perché è una cosa importante, le persone che l'hanno capito ridono. La dico a tutti, anche agli uccelli, perché io stanno un bosco qui dietro. Vuoi vedere che cinguettano insieme ai ballerini? Tonino, grazie per avermi difesa con un voto di memoria, ma sai com'è, non è emozione, è l'età mia che va avanti. Oh, ma la cosa più bella è che l'ha dedicata pure agli uccelli, hai capito? Oh. Carmine Pugliese, per le coppie e gli uccelli.
siamo, ultimo giro. Facciamo un applauso, il terzo brano è stato fatto, abbiamo ubbidito. Ha già fatto Bonariello, no? Come? Ha già fatto Bonariello, no? E io? Signori, lo dobbiamo dire, un applauso, hanno ballato, quindi di sicuro sei piaciuto. Ma ha fatto Bonariello o no? Sì, perché hanno ballato pure gli uccelli. L'hai visto gli uccelli in cielo, sì? Noi non facciamo, tutte guardare gli uccelli in cielo, dove sono? Dove sono gli uccelli? Caro Carmine, anche quest'anno per te ne hai collezionati tanti, perché mi ricordo che l'anno scorso mi sembra una quindicina, mi rispose, forse di più. L'anno prossimo mi dirai esattamente quanti gadget che ti ricordano le varie edizioni? Te li segni e me lo dirai. Bene, quest'anno è un po' già mestolo da cucina, rigorosamente fatto a mano. Facciamo un applauso anche a questo splendido regalo che porta al centro. Io ve lo spiego perché è stato bello come idea artistica, la tastiera dell'organetto stilizzata, che poi è il simbolo dell'associazione Organetto 2000 Onlus. Molto molto bello questo regalo, Carmine, portalo a casa, ci rivediamo l'anno prossimo, grazie, ciao. È l'ora di presentarvi un altro partecipante, cari signore e signori, grosso applauso per stemperare l'emozione del prossimo. Ma concorrente no, è un partecipante. Mennillo Pietro! Ma che sbavallo questo Mennillo! Ciao! Buonasera a tutti! Pietro, ma di dove sei? Io sono di Alvignano, provincia di Caserta. Ma da quanto tempo vieni qui? No, questo qua è il primo anno, perché l'ho visto tramite Facebook alla locandina. Chapeau! Chapeau significa complimenti, quindi, quando le cose moderne, i mass media, internet, social network, Facebook fanno sì che le tradizioni vengano portate avanti, che le condivisioni arrivino in ogni parte e che anche Pietro da Caserta ci abbia fatto l'onore di partecipare. Lo dico per chi ci segue da casa, non si vince niente, c'è la gioia di Pietro di aver messo i soldi per la benzina e di venire qui ad esibirsi. Grazie Pietro. Grazie a voi. Da quanti anni suoni? No, io sono così, ho fatto, diciamo, avevo 11-12 anni un poco di scuola, dopodiché poi ho lasciato e poi ho ripreso perché degli amici mi hanno fatto riprendere. È così, giusto per stare in compagnia, niente di particolare. Bellissimo, stare in compagnia, musica, stare in compagnia in modo positivo, altro che vizi particolari. Io ti do la possibilità, no io ti do, ti diamo. Loro vogliono ballare immediatamente, ora andrò velocissimo ragazzi, perché man mano che ho detto quello che si deve dire, ringraziato chi si deve ringraziare, possiamo correre e farvi ballare. Pietro, ci fai ballare con il primo brano che è un? Una bellissima tarantella. Tarantella, tutte voi, coppie. Thank you.
del fatto che sembri un consumato musicista, mi va di farti una domanda, ma suoni in un gruppetto? No, 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 te l'ho detto. Cose nostre, così. Amici, amici e basta. Sai una cosa, non perché da meno, io a Caserta ci sono stata e mi piace tantissimo, però a livello musicale non mi sono mai interessata delle tradizioni, come musica. Quindi, come mai tu suoni l'organetto? Qui ti devo dire la verità, in ogni casa che entri, i nonni l'hanno suonato, i padri l'hanno suonato e c'è spesso anche il figliolo che prende poi là e va avanti anche lui con la tradizione, portando avanti l'amore per suonare questo strumento così antico. Tu? È stata proprio la stessa cosa che hai detto, perché c'è là mio padre che comunque mi ha trasmesso questa cosa. Papà, tu suoni? Sì, come no. Papà, ti dovevi scrivere anche tu. Anche lui. Ci sei, quindi dopo passi il telefonino a lui. Tra l'altro tu stai riprendendo, sicuramente sarà la tua ripresa personale da ricordare, però vi ricordo che non solo domani verrà trasmessa da Teleradio Buon Consiglio questa serata, alle 21.30, però poi la lavoreranno. A proposito, io ve lo dico giusto per dire, siccome ripeto ho dei parenti lontani e ho detto se volete rivedere la festa come l'anno scorso basta che vi collegate www.festadellorganetto.it e loro mi hanno detto che il volume non si sente, però quando poi lo metteranno su Facebook su Organetto 2000 è il nome per poter avere la possibilità di rivedere tutte le serate che si sono fatte qui a Piano della Croce, quindi la 28esima festa dell'organetto, e quindi avrai anche la tua registrazione e la sua registrazione. Benissimo. Andiamo avanti allora, Pietro, con una pizzica. Oh, che bello, pizzica. Ah, una preghiera, Pietro, giusto perché pizzica. Ci sono delle persone che facendo un passo indietro, ma due o tre passi indietro, contiamo insieme, allargheranno la pista e daranno la possibilità di entrare in pista a più coppie e soprattutto di poter girare un po' meglio. Quelli che stanno fermi si stringono e si riscaldano, e invece quelli che ballano hanno più possibilità. Parli tu. Quelli perciò mi hanno dato il microfono. Ma no, non si è spostata perché non si era spostato il signore che stava dietro, aveva paura. Sempre questi uomini, signore, sempre questi uomini. Ometti che state dietro, per evitare che vi induppino le femminucce col di dietro, fate sempre un passo indietro. Benissimo, Pietro, abbiamo detto pizzica. Fate un applauso a Pietro. Pizzica! We'll be right back.
grazie Pietro, veramente caro. Ah Pietro, aspetta, ho dimenticato una cosa. Grazie Nicola, sempre attento anche Nicola. Caro Pietro, ne vuoi un altro di gadget? Come vuoi. L'anno prossimo. Ok, va bene, saremo qua. Sono contenta, lo hai detto sia a papà che sta riprendendo, lo hai detto sia alla nostra ripresa, per cui tutte le persone a casa sanno che oggi ritiri il 28esimo gadget della nostra festa dell'organetto, per te il tuo primo cimelio. Ci vediamo l'anno prossimo, ciao carissimo. Un applauso a Pietro che va via. E direttamente da Frigento il prossimo concorrente fa cognome, guarda un po', Calò. Lui mi dirà il suo nome. L'anno scorso c'era. Signor Calò, anche lei è cresciuto. Come si chiama? Alessandro. Possiamo darci del tu? Certo. Ci siamo conosciuti l'anno scorso? Alessà, è sicuro devi suonare, però parliamo un pochettino che la gente ti vuole conoscere. Sì. Sei emozionato? Un po'. Allora, stemperiamo subito, magari ti faccio qualche domanda la seconda volta. Nel frattempo, sai Alessà, ti chiama Alessà? Sta con noi. Alessandro, nel frattempo, sempre da parte dell'associazione, ringraziamo Publiel perché Nicola, oltre che darvi i biglietti della lotteria, oltre che dirmi i concorrenti uno per uno, fare le iscrizioni, oltre che dirigere tutte le cose, sta impazzendo, però vi regala 3 magliette, per cui abbiamo la possibilità di dare 3 magliette offerte da Publiel per i vostri ragazzini, diciamo 8-12 anni, dipende un po' dalla fisicità, per esempio a lui non ci va. E sei più grande, tu che vuoi? Quanti anni hai? 12 anni, da quanto tempo suoni? Lo vogliamo ripetere? 3 anni. L'ha detto già, l'anno scorso erano 2. A te le belle cose con il primo brano che è? Un Fox. Fox! Senti, ma io ho visto il tuo papà, giusto? E tua mamma? Eccola là. Ma guarda che l'avevo capito. Anche perché è la direttrice d'orchestra. A un certo punto la guardate e ha fatto... Basta! E il figlio ha chiamato il finale. Brava mamma! Brava, grazie mamma! Quindi tu vai a tutte le lezioni che fa Alessandro... certo. Che deve fare? Alessandro, tu c'hai fratelli e sorelle? Sì, un fratello e una sorella. Ma suonano? No. Allora, la sorellina soprattutto, quanti anni c'ha?
25. Alla Sole e Luna, allora ci dobbiamo dire, senti, 25 anni, dove sta? Sta qua, penso. Sta facendo un giro, di Frigento. Boh. Non ci vai d'accordo? No, no, con lei sì. Con l'altro no? No, sì, vabbè, le cose di casa sono cose che succedono tutti i giorni. Senti, Alessandro, con che cosa andiamo avanti? Come li vuoi far divertire? Con una tarantella. Tarantella, riempiamo la pista. Grazie Alessandro. Ah, ti stavo portando un gadget che non è per te. Aspetta. Lei l'ha comprato, signore, il biglietto. Guarda, guarda, ma veramente fa che mi fa vedere il biglietto? Facciamo un applauso alla chiave folk. Questo è il tuo, quanti gadget? Tre. Tre gadget, quindi questo è il terzo anno. Alessandro, ci vediamo l'anno prossimo, grazie per la tua partecipazione, grazie anche da parte di tutto il pubblico per avermi fatti ballare. Ciao! Ciao! Allora, prima ve l'ho detto, primo premio era una Fiat Panda, un secondo premio un organetto, il terzo premio una pasta pomodori e più un tritacarne, il quarto premio un gazebo 3x3 con 6 sedie, il quinto premio una cena per 4 persone allo Stick House qui a Frigento, grandi amici, un altro, il sesto premio doccia fitness, il settimo premio, ragazzi io non ne capisco niente, l'importante è che cammina, numero 2 pneumatici con delle, dei riferimenti, per cui se non avete questo pneumatico li regalate, però comunque avete vinto qualcosa, le gomme ve le portate a casa, le chiamiamo le giaccagna le gomme. Questo gioco di parole, signora, al nord non ci capisce nessuno. Giaccagnale gomme. Anche in televisione, per quelli che sono del nord, che magari si degnano di guardare un pochettino, significa cambio gli pneumatici. Ottavo premio, bracciale Broadway. Grazie, grazie, grazie a tutti gli sponsor che hanno messo a disposizione questo. Per alzata di mano vediamo quanti hanno comprato il biglietto. Questo è il mio. Signora, lei, signore. Tutto a posto? Ce l'abbiamo, va bene. La chiave folk rischia anche di vincere questa sera, quindi rischiate anche voi. E la volta, voglio sentirlo questo applauso tutto femminile, donne, donne, fateci sentire che siamo 7 contro un uomo, quindi siamo più donne, grazie, sapete perché? Andiamo a presentarvi una donzella che suona l'organetto, Serena, ciao, ci rivediamo cara Serena, sempre più bella, sempre più grande, ora quanti anni hai? Uno più dell'anno scorso, ma non, molti non lo sanno, lo dobbiamo ricordare. 15. Quindi hai continuato a studiare? Sì. Non sei andata in vacanze perché hai detto che dovevi venire qua? Sì, sì. 15 anni, quindi facendoci i conti, che classe fai? Secondo superiore. Dovrai fare?
Provo a fare sì, il secondo superiore. Hai scelto che cosa poi? Liceo scientifico. Liceo scientifico, suona l'organetto, lei è Serena e viene da? Villa Maina. Villa Maina, e li fai ballare con? Polka. Polka! Serena, ma come fai a conciliare, giusto per far far coraggio a qualche amico che come te dice, ma se vado a scuola devo fare i compiti, oltretutto spesso capita che la scuola non ce l'hanno vicino, quindi questi ragazzi giovani devono viaggiare, come fate a trovare il tempo per studiare? Lo si trova? Sì, volendo sì. Una risposta veramente da donna, volendo si può fare veramente tutto. Grazie Serena per questo esempio, sono contenta che sei la prima donna che è salita anche questa sera come l'anno scorso sul palcoscenico qui a far vedere a tutte le ragazze, ragazzi non ci sono limiti, possiamo farlo, femmine, maschi, tutti possono suonare. Anche io forse l'anno prossimo mi esibisco con l'organetto, non tutto un brano, faccio giusto tre cose, perché mi sono presa un organetto in mano un giorno e ho trovato una passione, evidentemente qualcosa mi risveglia anche nel cuore, a parte che la musica popolare mi fa veramente impazzire, sono felicissima di appartenere a questa nostra terra, felicissima. Serena, continuiamo a ballare con un valzer. Valzer, coppie, tutti in pista. Thank you.
facciamo un passo indietro, allarghiamo la pista per le coppie, grazie. Un passo indietro, signori, forza. Grazie Serena, torna a trovarci l'anno prossimo, noi ci contiamo, verrai? Sì. Noi ti ringraziamo, questo è il regalino da parte dell'Associazione Organetto 2000 Onlus, da portare a casa e da collezionare insieme a tutti gli altri. Lui è il tuo papà? Chi siete voi che riprendete? Un amante. Mamma, papà tuoi dove sono? Niente, stanno mangiando, ci sta. Ah, quanto sei... Voi dite tanto, poi mi collego e me la vedo. Va bene, grazie. Ciao Serena. Un applauso sempre quando vanno via i nostri ragazzi. Ho visto lo staff che diceva alle coppie: fatevi indietro e comprate il biglietto, fatevi indietro e comprate il biglietto. Ringraziamo il signor Caggiano per la sua energia e la sua simpatia. Signore, non faccia gesti sconci, che state facendo? Questi gesti in telecamera non si fanno. Stiamo riprendendo anche il signor, un applauso, Siconolfi, Kevin. Kevin, c'hai un paio di scarpe 48? 46. È incredibile, ma questo sai, quando vedi un cane con le zampe grandi dici: ah, questo cresce grande, questo si fa grosso. E io dico pure così, quando vedi un ragazzo così coi piedi lunghi che bussa alla porta prima di arrivare, vuol dire che crescerà tanto. Papà è alto? Sì. Era quel signore qua sotto? No. Però c'hai gli occhi tu, è parente? No. Niente, capita. Di dove sei? Frigento. Quanti anni? Aspetta che ti metto il microfono vicino alla bocca, se no gli faccio il corso. Ah, sembra che tengo... aspetta, ti abbraccio. Quanti anni hai detto? 14. Non ti faccio niente, non ti preoccupare. 14 anni, da quanti anni suoni? 10. L'anno scorso non c'eri? No, primo. È il primo anno, ti sei deciso pure tu quindi. Facciamo un applauso a Kevin perché la sua prima esibizione qui alla 28esima e non sarà l'ultima, vero Kevin? Sicuro, non sarà l'ultima. È il tuo primo brano che vai a suonare sulle tavole del palcoscenico, eh? Un valzer. Continuiamo col valzer di Kevin. Thank you.
Kevin, bravissimo tra l'altro, veramente bravo. Quindi hai mancato l'anno scorso, lo sai, hai mancato a non venire qua, hai proprio fatto male. Quindi l'anno prossimo dovrai pagare pegno, ma sarà un pegno, sarà un piacere che tu ci sia di nuovo. Secondo ballo per le nostre coppie, Kevin suona? Una polca. La polca. Carpin, Giuseppe, la polca. Mo siamo ancora all'inizio, vabbè, perché devo ballare la polca stasera prima di andare via, quindi devo aspettare un attimino perché c'è il cambio scarpe. Mo la prossima volta chiederò. Kevin, la polca, a ballare. A saltellare tutti insieme la polca. Anche per te il ricordo della 28ª edizione della festa dell'organetto. Ci rivediamo l'anno prossimo. Grazie. Abbiamo bisogno del leggio. Attrezziamo un attimino. Grazie, grazie. Ringraziamo sempre la Chiave Folk e la loro collaborazione perché veramente sono attentissimi. De Gregorio, Leopoldo. Vieni De Gregorio, Leopoldo. Che nome importante, Leopoldo. Grazie, buonasera a tutti. Non hanno sentito perché sono persone di una certa sono grandi, quindi dobbiamo dire di nuovo: tu sei stato stupendo perché ti hanno detto mo che entri saluta, e lo ha fatto in modo meraviglioso, per cui loro vedete come, che cosa dicono quando sento. La signora è quella che parla sempre, se c'era la classe signora la mettevo fuori la porta, sa? Sta scherzando, anzi mi sta dando una mano a dire fatevi più dietro, allarghiamo la pista che non riusciamo a ballare. Signore e signori, Leopoldo. Grazie, buonasera. La signora dell'applauso non c'è più, ecco perché non fanno l'applauso, però siete meglio di prima. Alla seconda canzone dovete fare più forte l'applauso perché noi qua sopra abbiamo freddo, voi non avete idea. Leopoldo, come stai? Bene, grazie. I tuoi occhi sono rimasti impressi a tanta gente, ma non solo, anche il tuo modo di suonare. E dillo a queste persone, da quanto tempo suoni? 2 anni e mezzo. Leopoldo, pure l'anno scorso, ed era 1 anno e mezzo, che suonò e fece veramente una bella figura e si innamorarono dei suoi occhi. Intanto Nicola lancia magliette. Tu l'hai avuta la maglietta? Sì.
Perfetto, i partecipanti almeno la maglietta la portano a casa. Il primo brano che vai a suonare? È la Tarantella Montecalvese. Tarantella Montecalvese, Leopoldo, un applauso. Leopoldo, io non vorrei nemmeno entrare in scena, tanto sei carino, tanto sei bravo. Lo sai che, Leopoldo, mi sono collegata su Facebook, io non l'ho detto ai signori, siamo inoltre, oltre che ripresi e poi saremo trasmessi domani, in questo momento siete anche in diretta Facebook, ragazzi, quindi qualsiasi cosa facciate, diciate, ad esempio, quelli che sono venuti e non l'hanno detto, lo dissi pure l'anno scorso, state dietro le telecamere, dietro, perché altrimenti chi non doveva sapere che eravate qui alla festa lo saprà perché vi vedrà. Siamo in diretta, Leopoldo, io ti vedo un consumato musicista, sei bellissimo, sei bravissimo, continuiamo a suonare con Lumaritiello, un valzer. Valzer, Lumaritiello.
Leopoldo, dici che stavi dicendo? Grazie. Ah, ora ti porto il microfono che è fatto per parlare, questo è regolato per suonare. Leopoldo, ma ti abbiamo chiesto quanti anni hai? No, però ne ho 13. No, però ne ho 13. E da dove vieni? Da Buon Albergo. Ti stai spogliando dell'organetto, ma che devi fare? Ah, vediamo, io non ho capito. Questo è il figlio dell'organetto, che cos'è? È un organetto in miniatura, diciamo. Senti, mi fai un piacere, poi ritorni in postazione. Vai davanti al leggio e fai vedere in telecamera questo piccolissimo organetto, ma è una meraviglia. Che cosa devi fare con questo? Vieni ora, vieni. Suonerò una tarantella. Una tarantella con questo bellissimo strumento. Mi raccomando, non mancate di ballarla. Leopoldo, grazie. Fate un applauso nel frattempo che vedete questi movimenti. Le persone che stanno un po' ferme, che aspettano di esibirsi, dicono: Madonna, che figura! Ma non ti preoccupare. Grazie, Leopoldo! Spettacolare, opla, mi hanno messo l'asta, la volevate vedere a terra la presentatrice. Signore, lei che ha detto io sì, il problema, l'ha detto Nicolo o l'hai detto tu? Sai che rumore che succede qua sopra? Bravo Tonino, il rumore era giusto. E sai quando uccelli volavano? Era quello il pericolo, hai capito? Perché il rumore non fa niente, ma erano gli uccelli che volavano. A niente, discorsi di altri tempi. 28esima festa dell'organetto, questo è il regalo anche per te. Vieni l'anno prossimo, mi raccomando, e ritiri anche l'altro. Portalo a mamma questo, mi raccomando. Sì, grazie. Senti, mi fai un piacere, visto che hai degli occhi bellissimi e c'è una persona che ci sta guardando che ha detto che sei meraviglioso, mi manda i messaggi, ogni tanto la vado a leggere. La salutiamo insieme, si chiama Serena. Ciao Serena, ciao, perché lei ci manda i complimenti, non è potuta venire, quindi le facciamo i complimenti. È la mia prima bambina, ha 24 anni. Mamma, perché ridete? Voi non dite sempre agi a cucina a creatura? È un modo di dire, i figli restano sempre così. Grazie, ci vediamo l'anno prossimo, Leo. Ciao.
Forza, andiamo avanti. Prossimo concorrente, venga. Signore e signori, vi presentiamo insieme il signor Giuseppe. E il cognome di Giuseppe? De Santo. De Santo, da dove vieni? Guardia Lombardi. Quante edizioni dell'organetto? Una. Sono parenti? Volevi fare una foto? Sono parenti tuoi? Sì. Si mette vergogna, ma sono parenti suoi. Ma non è vero, quelli ti sono venuti a fare il tifo. Ha detto prima di salire. Mi raccomando, non mi fate fare figure, rimanete là. E invece no, sono contenti che tu sei di guardia, sono contenti di venire da guardia, sono contenti di essere qui per fare il tifo per te, ma non solo loro, tutti noi, con il tuo primo brano che è? La prima tarantella. La prima tarantella. Sai che cos'è? Che da dietro le quinte ti chiamano per dirti tutte le cose che dobbiamo dire nel frattempo. E allora voglio cogliere insieme a te un'occasione che ha fatto emozionarmi a tale punto che non mi ricordo il tuo nome. Giuseppe. Giuseppe, non era vero. però non mi ricordo il nome. È venuta una cara signora dietro le quinte e mi ha detto: senti, è possibile farti una richiesta? E noi siamo qui per voi, figuriamoci, senza di voi signora non c'è festa. Lo ripetiamo insieme. In questo momento guardiamo la telecamera, Giuseppe, e ringraziamo una persona che è in Somalia in missione. E solo per questo gli facciamo già un applauso. Non pianga, signora, è un'emozione bellissima. Mi dica, era Lucia, vero lei? Lucia e Gerardo salutano Franco, vero? Lucia e Franco salutano Gerardo. Gerardo, io spero che da domani, o se sei già in diretta, tu possa sentire il calore che questa signora meravigliosa ha trasmesso semplicemente nel farmi una richiesta così semplice, che non costa niente veramente. In questo momento ha le lacrime e mi fa venire a piangere pure a me, perché l'emozione che sento nelle persone che hanno il cuore si trasmette veramente in modo molto ma molto veloce. Però facciamo un applauso, perché è un momento bellissimo dove io ringrazio sempre questa capacità dei mass media di renderci così vicini. Prima era molto ma molto più difficile. Tuo figlio è vicino? È tuo figlio? Tuo figlio è qua, tuo figlio è vicino, pure se non ci sta vedendo. Loredana, è nel nostro cuore. Io direi di farla salire sul palco. Lucia, sali, dai, mentre lui suona, sì, sali.
Allora, se lei non sale, noi non suoniamo, ci fermiamo. Vogliamo venire? Dai. Sta cercando coraggio nel compagno, ovviamente, sì. Signora? Venga, 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 ci salutiamo insieme. Facciamo un applauso a Franco. Franco. Allora, dietro il palco vieni, Franco, c'è l'ascensore, vieni. Schiacciate il pulsante. Nel frattempo Giuseppe va avanti con... La polca marinara. Polca marinara. Io ero qua perché abbiamo aperto l'ascensore insieme a Tonino, è arrivata la coppia e vedi che la musica, grazie alle note di Giuseppe Di Santo, ha fatto salire anche una coppia che doveva salutare. Giuseppe. Aspetta, ingaggio. No, ma mi ha guardato storto che me l'ha... No, è perché siamo presi tra me e Tonino qua la sera. Non ti preoccupare, tanto ce n'è per tutti. Qualora la presentatrice lo avesse dimenticato, Nicola avrebbe provveduto comunque a dartelo. Ma anche per te c'è questo gadget, lo puoi portare a casa. Ci ritroviamo l'anno prossimo, mi raccomando. Studia sempre come stai facendo, sei veramente bravo. Un applauso anche a lui. Mi metto un po' più avanti perché ecco il momento dell'emozione. Ieri c'era una ragazza di Frigento che ha scritto un libro, Giovanna Cipriano, e ho chiesto a voi di comprarlo questo libro. Ora è la volta, sì, il mio ieri, era l'altro ieri. Non c'è la miseria, sembra farmelo notare. Signori, l'altro ieri ho presentato una scrittrice di 22 anni, che è Giovanna Cipriano, che ha scritto un libro, e io ho invitato tutti voi, uno, a farvi complimenti perché nella vostra realtà ci sono artisti di ogni tipo, e due, perché a 22 anni, considerando che ha cominciato a scrivere a 15, avete avuto... cioè, è una ragazza di quelle che ha messo veramente in opera quello che desiderava, il suo sogno si è tramutato in realtà. Una bellissima storia d'amore, compratelo. È la volta di far salire qui sul palco per venirli a salutare da vicino i propri figlioli che ci stanno guardando, Lucia e Franco. Una vita sotto braccio e anche quest'oggi eccoli qua. Ciao Lucia. Ciao. E lui è Franco. Ciao. Franco è talmente timido e io gli ho detto guarda. È la verità. E lo so, ma tanto vedi sei tra i tuoi amici, nessuno è qui per giudicarti. Ma semplicemente perché Lucia vuole mandare un bacio grandissimo ai vostri due figli che sono uno in Somalia. Perché in Somalia? È in missione. E che cosa fa? Me l'hai detto prima. Ingegnere aerospaziale, capitano. E l'altro figlio Franco invece è a Novara e si chiama? Daniele, è sottufficiale. Allora li salutiamo. E l'altro dove sta? A casa, Gennaro. Gennaro sta ancora a casa, ma è venuto però, sì sì. Ed è venuto in festa qui stasera? No. Forse a bimbi piccoli? Sì, ha due bambine. È probabile faceva freddo, però noi li salutiamo tutti e tre. Partiamo da quello che sta in Somalia, che si chiama? Gerardo. Ciao Gerardo, poi andiamo a Novara. Ciao Daniele. Daniele, ed io saluto Gennaro e la sua famiglia. Un grande applauso per voi, avete una mamma e un papà stupendi. Un bacio a me e un bacio da Lucia. Grazie, grazie a voi, grazie, ciao.